Il Cammino di Pesaro, capitale italiana della cultura 2024, ha fatto tappa a Peglio per presentare 50x50 Capitali al quadrato. Si tratta di un macroprogetto che vedrà ogni singolo comune della provincia di Pesaro Urbino capitale per una settimana. Molto bello perché la nostra volontà è quella, attraverso il dossier La Natura della Cultura, di raccontare la bellezza dell'intera provincia di Pesaro Urbino. Ovviamente partendo da Pesaro, ma non abbiamo mai voluto vivere in maniera egoistica questo riconoscimento, perché può davvero segnare il futuro del nostro territorio. Dobbiamo mettercela tutta, c'è grande entusiasmo, ognuno sta cercando di fare il meglio. In quella settimana valorizzeremo delle peculiarità fantastiche e anche gli eventi che si svolgeranno saranno in tutto il territorio. Quindi davvero partiamo con il piede giusto. La preparazione, dicevo prima, è quasi più importante dell'evento in sé, perché è quella che crea il coinvolgimento delle persone. Ognuno di noi è l'influencer della capitale della cultura. Non solo i sindaci, ma i cittadini, coloro che aderiranno alla rete di volontariato, coloro che organizzeranno iniziative, che vogliono essere protagonisti, valorizzare il proprio ristorante, il proprio albergo, il proprio bed and breakfast, il proprio agriturismo. Cioè, abbiamo bisogno di viverla in questa maniera e sono convinto che sarà un successo. Oggi davvero arriva una spinta notevole in un comune che ho nel cuore, non solo perché è molto bello, ma perché è il comune di Daniele Tagliolini, che come me credeva molto nell'unità della provincia di Pesaro Urbino, nella sua capacità di stare insieme, e questa volta davvero c'è un bel gioco di squadra e credo che Daniele dall'alto oggi sia molto contento di vederci lavorare insieme. All'appuntamento di Peglio hanno partecipato i sindaci e i referenti dei comuni della provincia che proprio in questa occasione hanno firmato il protocollo ufficiale di collaborazione con Pesaro 2024, una partnership appena attivata ma che potrà crescere nel tempo per ulteriori sinergie future. Capitale della Cultura ha scelto Peglio come luogo per esporre le settimane delle progettazioni del progetto 50x50 che coinvolge tutti i comuni della provincia. Ovviamente il ringraziamento è dovuto a tutta l'amministrazione di Pesaro, allo staff della capitale e soprattutto a Daniele Vimini e Matteo Ricci che coordinano in prima persona tutti gli eventi. Ovviamente per Peglio è stata una vetrina importantissima e siamo molto contenti. Tra l'altro parlavamo con qualche collega salendo fino alla Torre del Girone, non è neanche una scelta scontata quella che ha fatto Pesaro, una scelta importante, una scelta di territorio e non individualista, quindi possiamo solo che cogliere al volo questa opportunità e collaborare nella giusta direzione. Io credo che è un grande laboratorio con tante energie coinvolte e questo sicuramente costituisce un'enorme possibilità di far nascere relazioni culturali, sociali nel territorio provinciale, che fra l'altro viene esteso anche alle regioni limitrofe, quindi non è solo legato al nostro territorio, ma anche alla regione Marche, alla regione Umbria, alla regione Emilia-Romagna. Quindi una ottima palestra per tante possibilità di relazioni culturali che faranno del nostro territorio un laboratorio esteso. Una sfida non solo per Pesaro città, per tutti i 50 comuni della nostra provincia, ma direi che è una sfida per le nostre popolazioni, perché mettere insieme tante associazioni, le scuole, il mondo della cultura, tutti quelli che sono le officine culturali del nostro territorio, di ogni singolo comune, è una sfida importante. Quindi il lavoro che è stato fatto, anche grazie alla consulta delle associazioni che c'è nel nostro comune di San Lorenzo in Campo, è stato appunto quello di cercare di coinvolgere tutti gli attori, tutti gli stakeholders interessati, e la sfida, abbiamo detto, è una sfida difficile, una sfida molto impegnativa. Proprio per questo l'accettiamo. 50x50 Capitali al quadrato, con un calendario affascinante e soprattutto ricco di eventi, è un vero e proprio invito al viaggio tra natura e cultura. Tantissime le iniziative proposte, nate grazie ad un lavoro di coinvolgimento mai visto finora in modo così organico fra tutte le amministrazioni. Si parte il 22 gennaio a Valle Foglia e si finisce in dicembre a Monte Grimano Terme.